Allora, siamo in compagnia di Nadia Marchettini, professore ordinario di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, direttore del Dipartimento Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere con noi. Parliamo di un tema molto importante perché diciamo, la pandemia provoca anche conseguenze al nostro ambiente, al nostro ecosistema, al nostro, diciamo, al nostro sistema complessivamente. Insomma. E le volevo chiedere che rapporto c'è secondo lei in questa fase tra la riduzione della biodiversità, i cambiamenti climatici e la nostra salute? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato a questo festival sulla salute in cui appunto si coprono aspetti differenti. Allora, in essi con il nostro pianeta e in particolare con la fragilità che in questo momento il nostro pianeta sta attraversando è molto stretta, cioè pandemia, riduzione della biodiversità e cambiamenti globali sono strettamente correlati. E quindi tutte le conseguenze che poi noi abbiamo in seguito a questa pandemia che porta dei danni a livello sociale, sanitario e ambientale sono molto stretti. Allora, noi in questo momento viviamo in un pianeta in cui molte cose non stanno andando bene e molte sono le fragilità. Perché? Perché l'uomo sta avanzando con l'agricoltura industriale, con l'urbanizzazione, sta sottraendo continuamente spazio agli ambienti naturali. Quindi gli ambienti naturali, gli ecosistemi sono sempre più ristretti e negli ecosistemi anche la fauna che ci vive. Quindi siamo noi che andiamo verso le specie selvatiche, restringendole sempre più in ambienti stretti. Questo quindi crea una grande fragilità degli ecosistemi perché non sono più sufficientemente grandi da essere stabili e siccome le pandemie come quella del Covid sono generate da patogeni, da virus o batteri, in questo caso un virus RNA, che sono di origine naturale, quindi stanno nell'ambiente selvatico, questo andare verso la riduzione degli ecosistemi ci sta mettendo a contatto con questi. Quindi la riduzione della biodiversità, che vuol dire anche stabilità all'interno di un ecosistema, e il restringimento degli spazi naturali con noi, con l'uomo che sta andando verso questi spazi, sta creando le fragilità. In tutto questo si inserisce anche il discorso che il nostro modo di vivere è così lontano dalla natura, cioè noi ormai siamo quasi 8 miliardi, quindi grandissima densità di popolazione, è per questo che ci stiamo espandendo, allevamenti intensivi che sono di una grande fragilità. Quindi quando arrivano dei virus di origine animale, appunto le cosiddette origine zoonotica, sono tutte zoonosi, sono tutti da fauna selvatica, molte di queste pandemie, ecco che la diffusione in un mondo concentrato di uomini e in un mondo concentrato di animali, poche razze, concentrati in allevamenti, dà origine a una pandemia generale. L'altro attacco alla biodiversità e quindi che poi si ripercuote contro di noi in maniera negativa è il grande commercio di fauna selvatica. Pensate, avrete sentito parlare appunto dei pipistrelli al mercato di Wuhan, al mercato umido di Wuhan, ma pensiamo ai pangolini. Il pangolino è questo animale anche molto interessante perché è l'unico mammifero con delle scaglie di cheratina che è praticamente quasi all'estinzione perché la sua carne è molto prelibata e le sue scaglie sono usate nella medicina cinese. Se andate e fate una ricerca su Google, è un continuo di sequestri di tonnellate e tonnellate di pangolini morti in tutta la zona asiatica, africana, soprattutto la zona asiatica. Quindi anche il commercio di fauna selvatica in queste proporzioni porta a una riduzione della biodiversità, ma nello stesso tempo porta di nuovo in mezzo a noi, aumenta in mezzo a noi la possibilità della diffusione di malattie appunto di origine animale. Quindi è proprio un, diciamo, no, noi stiamo riducendo la salute, perché siccome siamo nel Festival della Salute, secondo me bisogna parlare di salute dell'ambiente. Cioè noi dobbiamo avere un ambiente sano, un ambiente strutturato, perché un ambiente strutturato con tutte le sue catene alimentari dà stabilità per poterci difendere
dalle pandemie. Pandemie, ripeto, che ci sono sempre state, ma che in una situazione di poca salute del pianeta hanno una facilità di diffusione, e il mercato globale poi facilita questo, di diffusione su tutto il pianeta, e noi poi dopo ci troviamo a rincorrere le pandemie. Le volevo citare, insomma, un articolo che è uscito sulla rivista Nature che dà un numero impressionante. A noi sembra magari lontanissimo, ma si dice che nel 2100 avremo l'estinzione del circa il 15% della comunità vegetale e animale. È una cosa magari che noi pensiamo al 2100 è lontano, no? Non ci riguarda. Ma in realtà è un tema, insomma, di quello che lasciamo a chi viene dopo di noi, che è sempre una cosa drammatica. Sì, perché se lei va a fare l'analisi, per esempio, i grandi mammiferi, no? Stanno sparendo i grandi mammiferi, i leoni, le giraffe, cioè, ormai i cetacei, molti cetacei, alcune specie sono già, alcune razze, alcune specie sì, sono già scomparse. Quindi i grandi mammiferi del pianeta, che hanno una rilevanza importante dal punto di vista appunto di stabilità del pianeta, ma lei pensi anche a livello culturale che ruolo hanno avuto nella nostra vita di Certo. bambini, di adulti, no? Tutto l'immaginario che c'è intorno. Quindi dobbiamo sempre anche tenere ben presente l'aspetto estetico, l'aspetto culturale, che per l'uomo è fondamentale. L'uomo, con questo modello di crescita, che non è un modello di sviluppo, è un modello di crescita, e vorrei ricordare che quando si parla di sostenibilità si parla di sviluppo sostenibile, non di crescita, perché noi non possiamo crescere in maniera indefinita in un pianeta che è finito dal punto di vista sia spaziale che con i suoi limiti biofisici. Ecco, lei considera che noi abbiamo l'uomo, ha proprio un modo di vivere all'interno del pianeta, soprattutto dalla rivoluzione industriale in poi ha preso questa deriva della crescita, per cui noi abbiamo concentrato sia a livello vegetale che animale tutta la nostra alimentazione, quindi ripeto, sia vegetale che animale, su pochissime varietà, pochissime specie, quindi varietà vegetali e pochissime specie animali e pochissime razze, perché le razze e le varietà sono biodiversità all'interno delle specie. Se noi andiamo a fare il confronto con la natura è caratterizzata da una quantità incredibile di specie, di varietà e di razze, cioè la biodiversità. Perché se io e lei siamo diversi e non siamo uguali, se arriva una pandemia, reagiamo in maniera diversa, uno dei due magari Certo. soccombe, cioè la biodiversità è la difesa dell'individuo anche all'interno di una specie di rispondere in maniera differente agli imprevisti che ci succedono dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle malattie. Cioè la natura non vuole uguali, vuole individui diversi, perché ognuno di noi, ogni individuo risponde in maniera diversa a un ambiente che cambia nel Certo. tempo e nello spazio. Quindi la riduzione dei grandi mammiferi è un grossissimo problema e purtroppo per alcune specie siamo ormai a dei numeri che ne hanno già segnato la fine, perché quando una popolazione scende sotto una certa dimensione non hai più quella variabilità genetica che ti assicura la Certo. sanezza, l'integrità di questa specie. Allora, dal 2100 torniamo all'attualità, diciamo. Anche se il 2100 è molto vicino, molto più Sì, vicino di quello che ci sembra. ma penso che la domanda che le vorrei fare è questa, insomma, nell'attualità, nella gestione di questa emergenza Covid, intanto diciamo che le pandemie non sono una novità, sono No. corsi e ricorsi, no, che si avvicinano a noi, si trasmettono a noi, arrivano a noi ciclicamente quasi, no? Quindi dovremmo essere un po', come dire, preparati all'arrivo. Poi ovviamente ogni volta arriva con sistemi diversi, con forme diverse, ma diciamo storicamente siamo, come dire, in presenza di questi eventi. Come li affrontiamo? Anche qui c'è un rapporto con l'ambiente, no? Perché ad esempio l'uso della mascherina è un tema E degli che altri dispositivi medici vari, guanti, camici. Come l'affrontiamo? Allora, vorrei prima di rispondere a questa domanda precisare le pandemie, come ho detto, sono all'interno della logica di questo pianeta e sono state ricorrenti. Questa è una pandemia su scala globale.
quindi difficilissima da affrontare perché su scala globale tu hai realtà sociali e politiche completamente diverse. Quindi trovare un modo per contenerla in maniera globale è difficilissimo, perché la politica dell'Europa non è la politica africana, e questo ci dovrebbe, o della Cina, ma soprattutto laddove non hai gli strumenti, laddove, parlo dell'Africa ad esempio, che ha già dimostrato che con la sua fragilità sia ambientale che umana è campo di azione delle varie pandemie, pensiamo a Ebola, cioè laddove tu hai delle popolazioni fragili anche a livello umano, così come animale, così come vegetale, ti ha la diffusione della pandemia. E ricordiamo che Ebola non è secoli fa, ma è pochi anni fa. Ma le posso citare Zika, le posso citare Nipah è un virus della zona Malesia, comparso nel 98, non è mai stato trovato il vaccino, perché poi i virus che hanno una loro logica nell'evoluzione del pianeta, ma questo è un altro discorso, evolvono, no? Ce l'ha dimostrato la diffusione di questo virus mutato in Danimarca nei 15-17 milioni di visoni che dovrebbero essere sterminati, cioè... Allora, come si affronta la pandemia su scala globale? Male, perché non riesce ad affrontarla in maniera globale in tutte le varie realtà. Noi stiamo affrontando questa pandemia in Europa, fortunatamente, in una maniera compatta, in una maniera coordinata, con gli strumenti che abbiamo. Quindi stiamo aspettando il vaccino, che però non potrà essere la risoluzione di tutti i mali, e stiamo difendendoci con una serie di dispositivi che dobbiamo utilizzare: mascherine, guanti, dispositivi medici. Però di che cosa sono fatti questi dispositivi medici? Sono fatti di materie plastiche. Materie plastiche che nella loro produzione hanno un costo energivoro, cioè consumano molta energia, quindi combustibili fossili bruciati che stanno aumentando i gas serra, la CO2. No, non scordiamoci che il cambiamento climatico facilita la diffusione delle pandemie, perché porta organismi e animali e piante, col mercato li permette di arrivare in posti e stabilizzarsi perché sta cambiando la temperatura. Allora, il problema dei dispositivi: miliardi di dispositivi sono stati prodotti. L'ho letto l'altro giorno che la regione toscana ogni 3 giorni distribuisce 500.000 mascherine. Si parla proprio di miliardi di mascherine prodotte, che sono di polipropilene, nylon, poliestere, quindi plastiche che causano, appunto, incrementano l'effetto serra, ma che dobbiamo usare per forza. Ma l'altro problema è anche la dispersione nell'ambiente. Questi sono dispositivi che devono andare nell'indifferenziato, non possono essere dispersi nell'ambiente perché sono supporto per malattie e perché vanno a interagire nelle varie matrici, acqua, aria, suolo. Ci sono già degli allarmi molto grossi nel Mar Mediterraneo, cioè quando vanno a fare le pulizie delle plastiche negli oceani, ormai insieme alle bottiglie dell'acqua, che sono l'oggetto di plastica più diffuso, ormai si trovano delle mascherine che sono, appunto, ripeto, fanno da supporto e diffondono. In più c'è una frammentazione soprattutto a livello dei mari, e quindi tutto il problema delle microplastiche, della catena alimentare. Quindi qui ovviamente ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve fare la sua parte vuol dire che ognuno di noi deve avere, appunto, la consapevolezza che può avere un ruolo e deve avere un ruolo, e quindi non possiamo non usarle queste mascherine. Ne stiamo producendo tante, stiamo creando una gran massa di rifiuti, però collochiamoli laddove c'è una gestione controllata, cioè non li disperdiamo nell'ambiente, cioè vedere nei parchi dove ci sono cani, bambini che giocano, cioè guanti e mascherine, è una cosa terribile. E comunque, di nuovo, noi per difenderci da una pandemia che è incontrollata, incontrollabile, di nuovo usiamo gli strumenti che abbiamo, che però paradossalmente stanno aumentando, cioè le problematiche che diminuiscono la salute del pianeta Terra. Vorrei però anche citare, ma so che ne parlate, vorrei anche, appunto, sottolineare che ci sono una serie di studi scientifici che sono stati
elaborati in questi mesi, da quando appunto siamo in questa pandemia, che mettono in relazione anche l'inquinamento atmosferico. Parlo di inquinamento nei grandi centri industriali, nelle città, che mettono in relazione un aumento appunto dei malati, delle possibilità di avere il Covid, di ammalarsi di Covid, in relazione proprio alle zone di inquinamento dove si vive. Ovviamente in questo caso noi siamo in una piccola città che è sicuramente più sostenibile di altre città, con una qualità dell'aria migliore, e qui magari giocano molto di più i nostri comportamenti nel contenimento. Quindi ecco, mascherine sì, gestione però oculata almeno nel non disperdere nell'ambiente. Poi la fase di produzione. Invece io sono meno fortunato di lei perché vengo dalla pianura padana, dove invece è comprovato che il rapporto dell'inquinamento e con, diciamo, il Covid invece ha avuto, come dire, un ruolo importante. Bene, noi la ringraziamo per questo Prego. preziosissimo contributo, Grazie professoressa a voi. Nadia Marchettini. Speriamo di poterla avere anche in una prossima occasione per approfondire ulteriormente gli aspetti che lei ha affrontato, perché noi ne siamo assolutamente convinti che la salute del pianeta dipenda molto È da la noi. salute della È nostra la salute casa. nostra, è la salute nostra. Grazie e alla Prego. prossima occasione. Arrivederci a tutti. Ho il piacere di avere con me Alessandro Bratti, che è il direttore di ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Bratti, già avuto già l'occasione di stare 2 minuti con noi a raccontarci qualche cosa, chiarirci dei dubbi. Ecco, ce n'è uno in particolare che mi viene in mente. Stiamo effettivamente passando da un'economia lineare a una circolare? Avete dei segnali voi lì a ISPRA? Sì, sicuramente sì. Diciamo che già nella fase che prevede il riciclo e il recupero di materia derivanti dal ciclo dei rifiuti, su alcune filiere, il legno, l'alluminio, la carta stessa, l'Italia è sicuramente ai primi posti a livello europeo, perché abbiamo una classe imprenditoriale molto attenta a non gettare via roba preziosa. Abbiamo una storia alle spalle, no? Che ci deriva dai nostri padri e dai nostri nonni. Quindi c'è una base culturale su cui poi si è sviluppata un'innovazione tecnologica importante. Ad oggi abbiamo delle aziende veramente all'avanguardia in numerose di queste filiere. Quindi devo dire che, come spesso capita, il sistema economico è più avanti anche della stessa regolamentazione normativa che viene proposta poi dai legislatori, per cui sicuramente ci sono dei segnali estremamente positivi. È molto chiaro anche quello che saranno i vantaggi per le prossime generazioni se noi adottiamo finalmente un'economia circolare meno rapace nei confronti della terra, meno inquinante, ma per noi che siamo adesso chiamati a cambiare il sistema di vita e di produzione, quali possono essere i benefici immediati? Ma i benefici sono tantissimi. Intanto, il fatto di non utilizzare materie prime vergini è già un grandissimo passo avanti, perché, ripeto, sulla Terra abbiamo raggiunto oltre 10 miliardi di persone, e se tutti dovessimo arrivare a un grado di benessere di un certo tipo e utilizzare le materie prime, non ce ne sarebbe abbastanza. Quindi il puntare sul recupero e il riciclo e il mantenere in vita questo materiale il più tempo possibile attraverso questa circolarità è assolutamente di una grandissima importanza, ripeto, non solo per le generazioni future, ma anche per noi stessi, perché voglio dire, meno risorse naturali usiamo, o più possibilità abbiamo di vivere in maniera sostenibile sul nostro pianeta. Anche Quindi perché l'Italia non è proprio ricchissima in materie prime, quindi sarebbe no, meglio. l'Italia direi come tutta Europa, e non è un caso che si sia puntato molto sull'economia circolare all'interno dello stesso Green Deal. E ci sono degli obiettivi, pensiamo al recupero della plastica, assolutamente molto sfidanti. E pensiamo a tutto il tema della digitalizzazione, no? Ci sarà sempre più bisogno di materiale prezioso che oggi, dal punto di vista vergine, lo troviamo solo in miniere in Nuova Zelanda, in Australia o
o in Africa, quindi abbiamo la necessità di recuperare materia, una scelta economica prima che una scelta ambientale. Poi sicuramente c'è un beneficio ambientale enorme. E ci sono delle buone pratiche che tu conosci molto bene, di aziende che dal nulla hanno creato veramente delle piccole fortune su questi temi. Guarda, in Italia già ancora prima che si parlasse di economia circolare ci sono state aziende che hanno puntato molto su questo filone, proprio in virtù anche della cultura passata dei nostri nonni. Pensiamo ad alcune aziende nel Bergamasco che producono alluminio, ho avuto occasione di vederne una che addirittura partendo da blister e delle medicine, dai sacchetti di patatine che contengono un filo di alluminio, producono lingotti di alluminio da cui poi ricavano convettori, radiatori di grandissimo design anche da un punto di vista estetico e che esportano in tutto il mondo. Oppure a aziende come Aliplast, azienda che produce e polietilene, ricicla questo materiale da fin dal 1992, se non sbaglio, quindi ben prima che si parlasse di economia circolare. Ma guarda, ce ne sono tantissime in vari campi e in vari settori che costituiscono un substrato veramente imprenditoriale di grandissima eccellenza in questo paese. Ecco, ci sono ovviamente, come in tutte le cose, l'altro lato della bilancia, della moneta, scusa, ed è molto chiaro quando si parla di sistemi che potrebbero ideologicamente cambiare il mondo, rivoluzionare tutto con un colpo di bacchetta magica. Invece sappiamo che non è così. Allora la domanda riguarda invece quali sono gli aspetti, i rischi e gli aspetti negativi che potrebbero esserci nel modificare questo sistema produttivo, quali sono i rischi per i lavoratori e per noi consumatori nel riciclare e utilizzare le materie appunto di seconda mano. Ma guarda, già oggi nel definire un rifiuto, un cosiddetto fine vita del rifiuto, end of waste, diciamo in inglese, questo processo che porta ad avere un rifiuto, a trasformare un rifiuto in una materia prima seconda da introdurre sul mercato, prevede sempre un parere di carattere igienico-sanitario, perché chiaramente questo materiale può subire una trasformazione. Ti faccio un esempio concreto per essere chiaro. Il granulato che proviene dal cosiddetto fine vita dei pneumatici usati. È evidente che questi pneumatici potrebbero contenere delle sostanze pericolose per la salute, però ci sono delle indicazioni a livello... Scusa, soprattutto se li riutilizziamo come tappetini per i giochi per i bimbi. Esatto, come tappetini per i giochi per i bimbi, o pensa anche solo all'utilizzo dei campi sportivi dove la gente comunque ci corre, ci salta e è a contatto con la pelle, a contatto con l'apparato respiratorio. Ci sono delle concentrazioni che questo materiale, per alcune sostanze pericolose, son concentrazioni al di sotto del quale, per queste sostanze, il materiale viene reso, diciamo, innocuo per la salute, per cui c'è attenzione, ci devono essere dei test molto precisi che devono mettere sul mercato in questo caso materiale plastico che rispetti queste concentrazioni. Quindi si parla di sistema, quindi è evidente che si prendono in considerazione tutti gli aspetti, compreso quello sanitario. Bisogna assolutamente prendere in considerazione anche l'aspetto sanitario, anzi diventa sempre fondamentale, il binomio ambiente-salute diventa sempre di più integrato. Quindi anche per questi aspetti che sono di grande innovazione bisogna assolutamente applicare tutti quei test e tutti quei limiti che sono segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità piuttosto che dall'Agenzia Europea per il farmaco, piuttosto che dal protocollo REACH. Insomma, ci sono sicuramente una serie di accorgimenti che devono essere rispettati e che dobbiamo assolutamente rispettare. Grazie, ci ha confortato molto questa sua illuminante, diciamo, chiusura, perché siamo confortati da qualcuno che ci dà una mano a proteggersi, perché non è tutto lasciato al caso e alla libera imprenditoria, non si sa mai. È meglio il controllo è importante. Il controllo è sempre importante. Assolutamente. Grazie Bratti e grazie a ISPRO, ovviamente. Grazie moltissimo. Grazie a voi, buona serata.
Eccoci per un altro appuntamento di questa tavola rotonda, che purtroppo rotonda non è perché a Siena non siamo potuti andare per la vicenda Covid che tutti sappiamo, ma sono qui con Marco Mairaghi, che è amministratore delegato di Sei Toscana. Allora, parlando di ambiente e salute, Mairaghi, e di economia circolare, perché il nuovo modello è questo, è chiaro che un'azienda come la vostra può fare tanto, ma i cittadini devono fare anche la loro parte, se no siamo a zero, no? I cittadini sono assoluti protagonisti, non solo perché sono i nostri clienti, chiaramente noi forniamo un servizio pubblico essenziale, quindi dobbiamo fare un buon servizio per i cittadini, ma dall'altro però sono anche fondamentali nel risultato che vogliamo costruire, perché la campagna, che ormai è una cosa che ha permeato la cultura di tutte le nostre famiglie, di incremento, di attenzione alle raccolte differenziate, funzionano soltanto se riusciamo a creare una sinergia positiva fra chi raccoglie come noi e i cittadini, che devono essere non solo educati, incentivati, stimolati, ma essere parte di un percorso costruttivo. La prima cosa che noi dobbiamo fare però è fare bene il sistema di raccolta, farlo in un modo che faciliti e semplifichi la vita ai cittadini e che abbia il costo più basso possibile. Per questo noi abbiamo deciso di affiancare i primi progetti di porta a porta, che sono storicamente partiti alcuni anni fa, un progetto di raccolta differenziata con i cassonetti intelligenti, cioè con un sistema di raccolta, quindi con attrezzature stradali, che però consente ai cittadini di conferire i rifiuti e quindi di andare a buttare via l'immondizia quando vogliono, senza avere orari particolari da rispettare. Hanno un costo molto più basso del porta a porta, che tra l'altro ha dei grossi problemi anche per i nostri operatori. Tra l'altro c'è un'ordinanza della Regione Toscana che ci dice che non ci devono essere addetti sopra i 50 anni lì sopra, quindi c'è anche proprio un problema di salute per chi poi alla fine lo deve raccogliere, perché ogni giorno fare tutte le prese da terra, oltre a non essere tanto civile né moderno, è oggettivamente logorante. Ma soprattutto i cassonetti intelligenti ci consentono di identificare il cittadino che conferisce rifiuti, individuare la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, e questo è funzionale a poter andare a tendere alla tariffa puntuale, ed è la ragione per cui Sei Toscana è l'unica azienda italiana che è stata selezionata dall'Unione Europea nel progetto Urban per costruire la tariffa puntuale. Quindi difendere e tutelare e preservare la salute è un compito ovviamente che vede diversi protagonisti. Abbiamo detto voi come azienda e i cittadini, e siamo d'accordo. Ecco, voi siete un'azienda un po' particolare, un tipo d'azienda. Voi fate notizia solo quando le cose non funzionano, in genere è così, insomma. Però ecco, diamo una buona notizia, ricordiamo, mettiamo i puntini sulle i. Quando eravamo nel lockdown, che spero non ritorni quello rosso dalle nostre parti, insomma, voi eravate gli unici per la strada e vi prendevate cura di quelli che invece erano chiusi in casa. Lei ha molto ragione. Noi facciamo notizia solo quando le cose non funzionano. Appunto. Abbiamo un servizio giustamente televisivo per dire magari un cassonetto non è votato o che una città è sporca. No, devo dire, il lockdown, che ci ha visto cambiare le abitudini sia dei cittadini ma anche a noi come aziende, perché come diceva bene lei, nei mesi di lockdown le uniche persone che giravano per strada erano gli operatori sanitari, quelli di polizia e i nostri addetti, che, come dire, si sforzavano di tenere le città più in ordine possibile. Ma soprattutto hanno cominciato ad attivare la raccolta dei rifiuti presso le persone contagiate dal virus. E devo dire, questo ha anche mutato la percezione dei cittadini nei nostri confronti. Io devo dire, ormai ho 4 anni e sono amministratore delegato di Sei Toscana, spesso arrivano lettere che segnalano problemi. In questi mesi invece sono arrivate tante lettere, attestazioni di stima, ringraziamento. Cioè, la gente ha anche, come dire, prestato più attenzione, no? Un servizio che tu dai per scontato, e nel momento in cui ti trovi in difficoltà e nel bisogno ti accorgi quanto avere un servizio di qualità che, oltre a renderti la città pulita, ti consente di poter vivere una fase di difficoltà in sicurezza, perché questa cosa è stata molto apprezzata. Per cui la prima cosa è stata mettere i nostri operatori in condizione di lavorare in sicurezza, quindi tutti vestiti da astronauti, ma abbiamo cominciato appunto a fare la raccolta domiciliare alle persone contagiate, abbiamo fatto l'igienizzazione e sanificazione dei cassonetti, delle attrezzature,
Ma insomma, ecco, poi lì si è aperto un altro filone di nostra attività molto interessante. Ecco, immagino che appunto siete anche chiamati a svolgere presso privati delle attività di igienizzazione per preservare appunto dai pericoli del Covid. Sì, questa è stata, come dicevo, siamo partiti per consentire ai nostri operatori di lavorare in sicurezza e ai cittadini di buttare via l'immondizia in condizioni di sicurezza, appunto. Poi ci siamo resi conto che questo servizio che noi facevamo per fare bene il nostro mestiere poteva essere un servizio aggiuntivo per le nostre comunità. Quindi abbiamo scritto a tutti i comuni, mettendoci a disposizione per igienizzare e sanificare tutte le aree pubbliche. E poi abbiamo fatto un accordo con Confindustria, perché quando poi il lockdown si avvicinava alla chiusura e c'era la possibilità di riaprire le aziende, era importante consentire alle aziende di ripartire in sicurezza. Quindi abbiamo fatto un accordo significativo che ha aiutato molte aziende a ripartire in sicurezza, consentendo ai loro addetti di lavorare senza particolari difficoltà. Quello che era un mestiere, un'attività che noi non facevamo, oggi è diventata una nuova attività strutturata che si è Toscana offre, che anche in questi giorni complicati stiamo eseguendo in modo significativo. Come lei sa benissimo, non c'è solo il Covid, sono tante altre malattie legate all'ambiente. È un ambiente insalubre, è quello dove ci sono appunto delle tettoie d'amianto, dove ci sono appunto delle strutture che non sono state ancora bonificate. Ovviamente per farlo ci sono dei costi, delle procedure un po' particolari. Voi avete qualcosa da offrire a chi ha questa necessità? Sì, lo smaltimento dell'amianto è un problema molto significativo, perché come sappiamo fino a qualche decennio fa tutte le tettoie erano in Ethernet. Ecco, insomma, c'era questo materiale, ormai lo troviamo in tanti posti, lo dobbiamo piano piano smaltire. Ha un costo di smaltimento importante, una procedura abbastanza complicata. Per questo noi abbiamo preparato un kit amianto, l'abbiamo chiamato, per far sì che i cittadini possano smaltire non dovendo ricorrere a aziende specializzate, magari che costano tanto, un sistema che gli dà le istruzioni e le modalità per poter fare un'auto raccolta in assoluta sicurezza e poterlo smaltire con sé. Ripeto, in condizioni di piena sicurezza, di garanzia dell'effettivo smaltimento corretto e a un costo assolutamente accettabile e più basso rispetto a quello che viene fatto un'azienda specializzata. Quindi un servizio in più perché i cittadini siano protagonisti ma abbiano una risposta positiva anche a questo problema. Insomma, per essere, diciamo così, compatibili, sostenibili ambientalmente, bisogna sempre inventare nuovi prodotti, nuovi servizi e i cittadini devono stare al passo con tutte queste attenzioni che sono necessarie per il Covid, sappiamo, ma anche per altre questioni. E Mairaghi è stato molto chiaro, io la ringrazio molto per essere stato con noi al Festival della Salute e per il suo importante contributo. Grazie, buon lavoro e complimenti per questo bel festival. E spero che non siate di nuovo solo voi andare in giro nei prossimi mesi, quindi spero che non siate soli. Dobbiamo essere positivi, ecco, fare attenzione a queste mascherine, usarle per bene, usare precauzioni. Non si può più dire bisogna essere positivi, purtroppo, perché uno pensa male anche su quello. Diciamo di essere ottimisti. Va bene, Mairaghi, grazie molto e grazie a sei. Buona giornata, arrivederci.